Sì, sicuramente queste tre vittorie consecutive hanno aiutato ad alzare il morale e soprattutto la vittoria fuori casa contro Bayonne è stata molto d'aiuto mentalmente e ci carica per le partite future. La partita contro le Zebre ci ricorda che dobbiamo stare accesi sin da subito durante la partita, perché non è la prima volta che non partiamo bene ma recuperiamo durante tutto il match. E di buono c'è sicuramente la volontà di continuare a lottare per tutti gli 80 minuti e non farli segnare sull'ultima azione. Come tutte le squadre irlandesi, Ulster è una squadra molto fisica e che gioca molto, hanno però anche i loro punti deboli e dovremo essere bravi noi a esplorarli e andare a Monigo per batterli. Beh, sicuramente giocare a Monigo abbiamo visto che aiuta molto anche mentalmente, perché essere aiutati dai nostri tifosi fa molto. E anche essere tutta la settimana a Treviso è un grande punto a favore per preparare le partite con tutti i giocatori disponibili. Sì, sono partito un po' così e così questa stagione con alcuni piccoli infortuni e acciacchi, ma adesso sono al 100%. Sono molto felice di come sta andando anche questa stagione. Ovviamente giocare 12-13 mi è un po' indifferente, sono a mio agio in tutte e due le posizioni e spero continui così.